Bene, la gara naturalmente possiamo commentarla con i numeri, le due cose principali credo che sono 21 rimbalzi in attacco di Sassari e abbiamo sofferto naturalmente da Matti questa cosa qui perché sulle nostre buone difese non siamo mai riusciti a concretizzarlo con un rimbalzo e purtroppo la nostra cattiva percentuale nel tiro da tre punti, abbiamo fatto 1 su 18 e tra l'altro il primo canestro è venuto proprio sul primo possesso. Noi ancora non abbiamo i 40 minuti in solidità, facciamo dei momenti di estrema bellezza, delle cose pregevoli su tutti e due i lati del campo e poi improvvisamente invece imbastiamo 2, 3, 4 errori o prendiamo un break negativo da cui dopo è molto difficile soprattutto nelle trasferte fuori casa perché ora abbiamo giocato 4 partite e abbiamo giocato a Avellino qui a Podgorica e naturalmente non sono campi che perdonano. Abbiamo la consapevolezza di sapere che il nostro cammino è molto lungo e che soprattutto proprio su questo, sulla solidità e sul fatto di avere continuità dei 40 minuti, una squadra giovane e nuova è quello che sarebbe stato l'obiettivo finale o l'obiettivo più difficile da raggiungere. Quindi portiamo come al solito a casa tante cose positive e poi dei momenti negativi da cui sembra che facciamo fatica a venire fuori, al di là della mancanza di Riccardo e al fatto che oggi Jaylen non ci abbia sicuramente dato una mano, soprattutto a livello fisico al rimbalzo, perché è una partita dove non c'era. I ragazzi credo che abbiano messo il massimo impegno, come al solito, però questo da un lato non può bastare, ma dall'altro è una nostra buona base. Noi già mercoledì abbiamo una partita importante con Galatasaray ed è ora che riusciamo a giocare 40 minuti, o quantomeno avere la cattiveria giusta per 40 minuti per portare a casa i due punti.